Eccoci, buongiorno Milo e buongiorno a Claudio Gominardi, deputato del Movimento 5 Stelle. Il voto di fiducia è previsto per le 15.30, ma prima di parlare del decreto lavoro, poco fa da Palazzo Chigi è partito un tweet che, anche se è privo di nome e cognome, sembra indirizzato molto chiaramente a Beppe Grillo. Si parla di comici milionari che giudicano una presa in giro gli 80 euro, ma se vivessero con 1.200 euro al mese forse non parlerebbero così, dice Renzi. Come replicate voi dei 5 Stelle? Replico che io 1.200 euro al mese li guadagnavo, quindi effettivamente questi 80 euro suonano molto da elemosina e voto di scambio. È come se non bastasse quello che chiedono i giovani, chiedono le persone, i lavoratori, chiedono un po' di certezza che viene devastata da questo decreto lavoro. Tra l'altro un'altra battaglia, tra virgolette, vostra delle ultime ore, degli ultimi giorni, era la contrarietà all'intervento di Matteo Renzi alla cosiddetta partita del cuore di beneficenza che sarebbe avvenuta a ridosso delle elezioni europee. È di poco fa la rinuncia ufficiale, è meglio così? Beh, io mi rifaccio le parole di Cecilia Strada, presidente di Emergency: fuori la politica da Emergency. Io ho visto molta ipocrisia, perché Renzi, con i suoi governi, anche i governi precedenti di centrosinistra e centrodestra, hanno tutti rifinanziato le missioni di guerra, non di pace, in giro per il mondo, quindi che se ne stiano zitti. Allora, lei è membro della Commissione Lavoro, torniamo a parlare di decreto lavoro. Abbiamo raccontato stamattina dei problemi interni alla maggioranza che hanno spinto alla richiesta di voto di fiducia. Tutto questo su quelle modifiche che il PD ha portato in Commissione. Il testo era meglio come era in maniera originaria? Brunetta oggi ha chiesto il ripristino del testo di Poletti, oppure tra i due è preferibile quello emendato dal Partito Democratico? È scontato il vostro no alla fiducia, ma nel merito del provvedimento? Il testo era meglio non presentarlo addirittura, perché quello che ha fatto in maniera subdola con la modifica dei contratti a termine è di aggirare decenni e decenni di lotte civili e sociali per i diritti dei lavoratori, perché si aggirerà lo statuto dei lavoratori, il diritto di maternità, il diritto di malattia, l'articolo 18, il diritto di sciopero, perché diventerà il contratto a termine la norma. Le norme però introdotte dal ministro Fornero hanno portato a una mancata crescita dell'occupazione, una tra virgolette liberalizzazione maggiore non potrebbe portare a qualche effetto benefico? Beh, i dati dicono assolutamente il contrario, perché dal pacchetto 3, voglio ricordare, quindi si parla di oltre 20 anni fa, fino poi alla legge 30, impropriamente definita legge Biagi, con la liberalizzazione dei contratti, con le molteplici forme contrattuali, le 46 voglio ricordare, un numero assurdo, la disoccupazione ha continuato ad aumentare. Ci sono anche degli esempi recenti, la Spagna di Mariano Rajoy, quando ha fatto delle liberalizzazioni, sono state le più forti rispetto ai paesi europei, e cosa abbiamo? Abbiamo una Spagna che ha il più alto tasso di disoccupazione in Europa, secondo solo la Grecia. Siamo in chiusura, velocemente, al Senato. Cercherete di intrufolarvi, diciamo, in questi dissensi tra la maggioranza per cambiare il provvedimento, o sarà una posizione netta? Beh, noi andiamo avanti per la nostra strada, non stiamo tanto a vedere le beghe tra i vari partiti. Però se voglio aggiungere una cosa a me, siccome si dice che il Movimento 5 Stelle non ha proposte, io voglio fare giusto un appunto, che per quanto riguarda questo decreto abbiamo presentato 150 emendamenti, abbiamo chiesto che per quanto riguarda l'apprendistato ci sia una formazione vera, pubblica, ma vera, fatta con tutti i crismi, e per quanto riguarda il contratto a termine abbiamo chiesto che la precarietà venga pagata di più, almeno il 30%, con l'indennità di precarietà, abbiamo chiesto che ci fosse la causale per i contratti a termine, come chiede la direttiva europea, che questo decreto viola. Abbiamo chiesto tante cose, quindi è un movimento di proposta. Grazie, Claudio Gominardi, deputato del Movimento 5 Stelle, il voto di fiducia, vi ricordo, alle 15.30. Milo. Un Movimento 5 Stelle molto critico anche sull'altro aspetto, l'abbiamo detto, quella del segreto di Stato. Il Presidente del Consiglio Renzi, che ha firmato questa direttiva che toglie il segreto sui documenti relativi ad alcune delle stragi del nostro Paese, e Beppe Grillo, insomma, tra i primi ha detto, si tratta di un bluff.